alle presentazioni. Ma il libro è quello, amore mio, non è che io posso inventarmi altri temi. Ecco, adesso, poi se vuoi intervenire tu, Sì, facciamolo intervenire. Sì, vai, 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 tantissimo. vai, vai, vai. Ti E faccio io le mi foto, sono vai, vai. dimenticato stavolta, papà, qualcosa si sarà Forse, dimenticato. forse, vai, vai, ti No, faccio io ecco, le la foto, vai, volta vai. parliamo, ecco, di uno dei temi che io pensavo fosse dominante, chiaro, evidente, quello di un universo femminile vittima del sistema tutto, del sistema culturale, del sistema sociale, del sistema politico, Il sistema del legislativo, perché sistema soltanto da legislativo. pochissimo No, ma c'è ancora qualcuno oggi, che è stata capita il la codice gravità del rosso problema. Il codice rosso è impone stato a introdotto noi. da poco, da Sì, ma 9 agosto. impone a Se ci fate noi. 9 Sì, agosto. ma impone a Ma sono noi proprio e diversi altri. alla magistratura tanti passi e Comunque, tante ah sì, cose l'ho che cancellato, fanno capire. casomai. Comunque l'obiettivo L'ho resta visto. puntato sul carnefice e c'è ancora poco, tanta attenzione, e qui tanto impegno, tanto poco impegno economico invece nei confronti della vittima, perché noi abbiamo la necessità per poter compiere determinati passi di poter avere anche un percorso a cui poter affidare la vittima, però per quello poi c'è bisogno di un impegno, di darsi delle priorità come sistema sociale, politico, quindi impegnare anche economicamente il sistema a favore quindi delle vittime, quindi permettere loro di poter realmente essere messi in sicurezza. Ma è un po' quello che ci diciamo anche quando parliamo di estorsione e di tanto altro rispetto a situazioni rispetto alle quali noi ci scontriamo con i limiti dei nostri strumenti, però sono limiti rispetto ai quali chi prova a fare qualcosa di più rispetto a ciò che dovrebbe fare, ecco che mette quel pizzico di umanità data dalla disponibilità, come è successo tante altre volte, una persona che viene a denunciare un'estorsione alla quale io non posso dire tengo la macchina sotto casa tua, perché non posso farlo sempre, non posso farlo a tutti quelli che ci dicono di essere minacciati o di essere in procinto di subire. Allora si dice chiamami, se c'è bisogno mi chiami. Ecco, che diamo il numero, proviamo a fare quel passo in più, ma non è questo che dobbiamo fare come sistema. Come sistema dobbiamo prendere atto del limite, della difficoltà e operare secondo protocolli, non lasciare al singolo operatore la necessità o l'obbligo di improvvisare e quindi demandando al singolo la necessità o il dovere di mettere sensibilità, umanità, professionalità, il proprio background in quello che sta per fare. Ecco, i protocolli, ci sarebbe bisogno di molti più protocolli, Enzo, magari anche in quelle notti certi protocolli devono essere previsti per rispettare le ragioni non di chi lanciava i sassi o le moto, perché quello è assurdo, non accetto che il mio collega diceva un sasso o una moto, però non accetto nemmeno che una popolazione non possa dire no a un'ingiustizia e non accetto che la polizia diventi strumento di potere. Noi siamo strumenti di giustizia, mentre molto spesso la legge è una questione di potere e questo è qualcosa che determina, specie in territori come i nostri, spesso uno stridere forte tra ciò che è e ciò che dovrebbe essere. Diceva Don Milani, non c'è niente di più ingiusto che fare parti uguali tra persone disuguali. I tatore sono mille quelli con cui abbiamo a che fare e noi abbiamo il dovere di rimettere in pari la bilancia della legge, ma non lo facciamo con quella della giustizia, perché andando indietro nella loro vita i tatore ricevono molte più ingiustizie di quelle che pagano. Molte, molte di più, amica cara, perché io che mi vanto di essere il figlio della maestra, li vedo partire questi treni, li vedo prima ancora che siano loro a diventare i carnefici, li vedo quando sono i Ciro, i Gino, i Michele o i mille altri che quando incontrano la maestra, l'istituzione, la persona che incarna le istituzioni e che in quello che fa mette umanità, affetto, attenzione. Io ho parlato dell'attenzione data da Vincenzo a quello che era la nostra richiesta. A volte non si risolve nulla con l'attenzione, semplicemente non si delega l'altro alla disperazione della solitudine. Questa è l'attenzione.
dire siamo insieme, non sei solo, io ti ascolto. Per questo si aprono i centri di ascolto, non risolvono quasi niente, però siamo lì a dirti non sei solo, non sei sola, siamo insieme. E questo è un... Romeo è uno che crede a queste cose, Romeo è uno che crede a, all'essere parte di un insieme rispetto al quale ha dei doveri prima ancora che dei diritti. E questi doveri sono legati, purtroppo, per fortuna, per lui, molto di più al senso di giustizia, talvolta, che alla legge. Ed ecco che quando applica la legge sente di dover aggiungere qualche cosa, quando sente che qualcosa suona male, quando sente la distonia, quando sente la nota stonata in quello che sta facendo, quando sente che magari sta intervenendo in una famiglia che verrà lasciata a se stessa dopo il suo intervento, perché è questo che accade nelle famiglie dei Tatore, che la polizia, parte dello Stato, fa la sua parte e poi tutto quello che dovrebbe esserci dopo la polizia, dopo quella parte, non c'è. Visto che mia figlia mi perdonerà, tanto non è che le altre presentazioni ci sarà sempre, oggi mi sopporta, io voglio raccontare, per inquadrare il personaggio di Dottore, il mio primo racconto, quello che scrissi 10 anni fa, anche per raccontarvi dove nasce la voglia di raccontare dei Tatore, la voglia di raccontare dei dissidi tra legge e giustizia. Mi reco a casa di un rapinatore per notificare di un'ordinanza di custodia cautelare e il rapinatore riconosce in me il figlio della maestra. Hai portato via per lasciarlo a casa? No, dovevo lasciarlo a casa. Era domiciliare o in carcere? No, domiciliare. Però poi sarebbero arrivati anche poi i mesi e gli anni in carcere. Rapinatore mi riconosce come il figlio della maestra. Rapinatore che non si preoccupa, la prima cosa che mi dice, non quanti mesi mi devo fare, quanto che devo fare, chi devo chiamare, cosa, cioè, non lo dire a tua mamma. Cioè, se ti chiede di me, dille che sono partito, che sto lavorando fuori. Questo ragazzo, che io in un racconto chiamo Ciro, per mia mamma era un ragazzo speciale, un ragazzo che entra in classe, che sa parlare solo in napoletano, al quinto anno è un ragazzino bilingue, perché ha imparato anche l'italiano, ma per far contenta la maestra che gli dice bravo, la maestra che lo valorizza, che gli dà attenzione, la maestra che fa con lui ciò che dovremmo fare con tutti quelli che hanno solo le istituzioni a potersene prendere cura. Ed ecco che Gino, che tra l'altro ha talento, cioè è intelligente, 7-7-14, Gino lo dice prima della sua compagna di banco, che ha tutte le matite colorate, lo so che lo dico sempre Teresa, ma è così, lo dice più velocemente perché è intelligente, bravo. Gino fosse stato figlio di mia mamma, probabilmente avrebbe fatto il mio di cammino, ma magari avrebbe fatto anche qualcosa in più, perché era intelligente, bello, due occhi vivi, vero mamma? E Gino poi dalle elementari passa alle medie, comincia a perdersi, a non frequentare, dopo i primi anni alle medie lascia la scuola e incomincia a fare le rapine, prima come passeggero, quindi come palo, e poi in prima persona. E Gino dopo 10 anni da mia madre, con quel non dire niente a mia madre, mostra vergogna. La vergogna è il velo con cui noi proteggiamo. Che cosa, Teresa? La? Sai che lo sai? La dignità. La dignità. E se io vi avessi detto di associare una parola alla parola rapinatore, difficilmente voi avreste detto dignità o vergogna. E quella dignità chi l'aveva concessa? Mia madre, 10 anni prima.
chiamata che gli diceva bravo, che l'ascoltava, che guardava le sue pagine, perché sono mille i suoi ragazzini che non hanno nessuno che guarda le loro pagine, il loro assegno, quello che mettono allo zainetto, se ce l'hanno lo zainetto, se ce l'hanno il giubbino, se hanno la merenda. Che cosa devono portare a scuola per andare a fare una gita? I soldi per una gita. E non fa niente che stiamo parlando dell'ignoranza dei numeri, perché pure questi sono numeri. Mia madre e le sue colleghe, quelle che io chiamo le truffatrici, che organizzano un concorso di disegno per poter regalare a una ragazzina dei colori e del materiale così di cancelleria senza fare la carità, senza umiliare, faglielo capire, rispettando la sua dignità. È il miracolo, la ragazzina che a furia di vincere questi premi si convince di essere brava, si convince di saper disegnare e si dedica al disegno e comincia a mettere passione in quello che lei crede essere il talento, e con il suo vero talento, quello del tempo, quello di essere piccola, giovane, di poter fare qualsiasi cosa, riesce a diventare una brava, riesce a sviluppare un talento che non ha. Quindi la passione che trasforma in realtà i sogni. I sogni che però vanno coltivati, vanno difesi, i sogni dei ragazzi. E un ragazzino come Totore, a cui a 10 anni mi ha detto fai l'uomo, che sogni può avere? Qual è la dignità e il rispetto per la sua età, per i suoi 10 anni? Fai l'uomo. Io sono quello poi che lo porta davanti al giudice quando lo prendo dopo uno scippo e rimetto in pari, ripeto, la bilancia della legge, ma quella della giustizia, quello del ragazzo a cui probabilmente come a Gino era dovuta un'altra presenza, era dovuto da parte nostra, dico nostra perché noi siamo l'istituzione, c'è la polizia, c'è la scuola, c'è tant'altro. Ci siamo noi, ci sono i vicini, gli stessi che magari quando succede qualcosa si fanno i fatti loro, quando noi interveniamo al culmine di un litigio per il quale magari si è arrivato totalmente oltre. Ma questi sono episodi che più delle volte sono preceduti da altri litigi, da altri episodi, da altri momenti in cui in tanti vicini, amici, familiari, si sono fatti i fatti loro. La cultura dei fatti, i fatti tuoi, la cultura di non è la tua vita, non sono cose che ti riguardano. Cosa vuol dire? No, che è forte. Non dicono fatti gli altri. Sì, tuoi, è proprio quello. Il contrario di quel concetto invece di insieme che dovrebbe essere il fondamento di una società che vuole cambiare, vuole accogliere non solo i datori, ma vuole accogliere tutti noi, perché poi, ecco, determinate problematiche, come quello appunto delle donne ancora vittime di tanti tipi di abusi, sono svincolati dal livello sociale, dal livello culturale. Per questo alcuni personaggi cercano di dimostrare proprio questo, e poi del resto no, anche il tipo di denunce che raccogliamo lo dimostrano. Magari la percentuale è diversa, però in tutti gli ambienti sociali e culturali noi abbiamo maltrattamenti, abusi e quant'altro. E ritornando a Giulietti, Giulietti si muove sul ciglio di un burrone, perché si trova praticamente a dover mettere insieme queste due cose, una legge per la giustizia, si mette insieme soprattutto la sua voglia di fare ciò che fa, perché lui ama il suo lavoro, ama il suo essere poliziotto e quindi poter entrare in determinate situazioni pensando di poter fare qualcosa. Allo stesso tempo però si rende conto che non può fare semplicemente ciò che è, a volte deve fare ciò che deve fare, e questo è il momento straziante, quello che lo rende vittima, quello che gli impone la riflessione. E la riflessione poi dovrebbe, può portare all'esperienza.
provare la tragedia, viverla, vederla, sentirla, è qualcosa che può cambiare. Può cambiare chi è un trauma per il ragazzino che la vede, che la vive in casa, ma anche per chi vive e lo fa con partecipazione emotiva, non arrendendosi alla necessità di indurirsi rispetto a ciò che è costretto a vedere, visto che noi siamo precipitati oltre i muri della vergogna, della paura, noi arriviamo quando a un certo punto c'è bisogno che intervenga qualcuno, quindi la porta che dice di non volersi o non potersi immischiare. E queste cose Giulietti se le carica e non è capace di lasciarle. Quelli che sono poi una sorta di sogni premonitori in realtà non è altro che una rielaborazione che lui fa quando poi resta solo di quello che ha vissuto, un provare a capire dove nascono certe storie, dove nascono certi momenti, qual è il bivio, risalendo all'indietro, in cui un Giulietti, una maestra o qualsiasi altra persona poteva fare qualcosa, perché c'è sempre un momento in cui qualcuno può fare qualche cosa. Chiaramente non è che voglio scaricare questa responsabilità sul mondo della scuola, visto che già è tanto che riesce a individuare questi momenti. Lo dicevo prima proprio alla professoressa, io considero la scuola la trincea lungo la quale dovremmo attestarci tutti per provare a fare la nostra parte, per provare ad esserci in uno di questi bivi, quando uno di questi bivi si propone. È anche per questo che ho invitato il dottor Giorgio, perché noi siamo conosciuti proprio in una scuola, meglio, siamo conosciuti in una scuola in cui siamo andati a parlare di cyberbullismo, abbiamo provato a portare non solo l'esperienza professionale, ma anche ad aprire un canale di comunicazione con i ragazzi. L'altro giorno ho presentato il libro Appoggio Marino, dove una delle classi con cui ho aperto questo canale, ho cominciato questo rapporto, nel corso degli anni mi ha portato dei problemi veri, duri, cose che mi hanno anche rovinato la giornata in vacanza, perché sentire certe cose, condividere determinate preoccupazioni, diventano pesi, come quelli che si portava dietro mia madre quando sapeva che il giorno dopo doveva inventarsi qualcosa per portare la ragazzina in gita che non aveva portato la quota per andare in gita. Però sono il modo in cui lei mi ha insegnato a fare la mia parte, del modo in cui io poi sono diventato parte anche di quell'insieme. Perché poi loro mi hanno contattato per mandare gli auguri alla ragazzina che faceva 18 anni, mi hanno contattato per fare la cena con i professori, mi hanno contattato perché mi hanno considerato uno di loro. Francesco, ma anche Guardia, quello che normalmente in certi luoghi viene considerato come un nemico. E invece aprire un canale, far passare, dare la possibilità di far capire che le divise hanno al loro interno delle persone che hanno qualche cosa da dare, che vogliono dare attenzione, che possono essere anche qualcosa in più di ciò che debbono, diventa importante. A scuola il contatto con i ragazzini, il fatto che loro incominciano, soprattutto in determinati quartieri, nei quartieri in cui i ragazzini con cui parliamo sono quelli che ci hanno visto entrare alle 5 del mattino e portare via il padre. Non è facile parlare a quei ragazzini, non è facile fargli capire che lo Stato in quel momento ha fatto la cosa giusta e che la cosa giusta è non mettere i loro figli in condizione di rimanere senza padre. Fare questi discorsi non è semplice, però è doveroso, ma lo posso fare se come Stato faccio tanto altro. Se riesco ad essere vicino a quelle famiglie, se riesco ad essere vicino ai loro momenti di bisogno e di difficoltà, lo posso fare solo con la scuola. Solo dando alla scuola le possibilità, i mezzi, gli uomini, gli strumenti di poter seguire la crescita di questi ragazzi, imponendogli lo spazio e il tempo nella scuola. E anche l'amore di Giulietti per la poesia è scuola, è qualcosa che comincia per me al liceo e che diventa anche un modo in cui personalmente provo a volte a ripulirmi dalle brutture che vedo, dalla stanchezza che a volte mi cala addosso quando sento la frustrazione di determinati percorsi che si ripetono, spirali, perché vedere sempre le stesse situazioni, vedere sempre gli stessi ragazzini fare gli stessi percorsi, cioè
cominciare con tante belle speranze, cominciare già da subito a mostrare i segni dell'incuria che subiscono, cominciare già a vedere, io già vi posso dire il tatore standard che tipo di percorso personale e professionale farà. È frustrante, è terribile, e raccontarlo in un libro insieme a tanto altro è il mio modo per dare voce, tatore, per dare attenzione, un'attenzione che è bello portare anche in un paese che ha sicuramente esigenze e momenti diversi di dissidio, perché Sorrento non ha i problemi di Torre Annunziata, nemmeno quelli di Castellammare, però penso che tanti temi, non ultimo quello della necessità di provare veramente a fare la propria parte sempre e comunque, è qualcosa che va al di là della localizzazione territoriale. Un'ultima cosa che volevo dirvi, perché non si spiega proprio benissimo nel libro, il titolo, L'ignoranza dei numeri, non è solo una provocazione nei confronti di quella che è la pretesa esegetica dei numeri, i numeri che pretendono di spiegare tutto, ma che se non vengono accompagnati dalle parole, in realtà non raccontano la realtà, offrono un modulo, una statistica, un'analisi che a volte nella sua freddezza non rende merito di ciò che sta rivelando. In particolare io faccio riferimento, nel uscire il titolo, ma non lo spiego nel libro, a un fatto reale. Una volta in un consiglio comunale, nel parlare della possibile incidenza di tumori e quindi della variazione in caso di apertura di un'ulteriore discarica, il relatore, confondendosi, uno 0,07, non è 0,7. Io all'inizio mi viene da ridere e reagì distinto dicendo: vabbè, hai aggiunto 35-40 mila morti. Poi pensai a due cose. Innanzitutto, come una virgola aveva fatto una strage, ma come in realtà anche lo 0,07 di cui si parlava, sì, erano 4.000, erano 3.500 morti, persone che magari già negli anni hanno incominciato ad aggiungersi o a scalare questo numero. Fermo restando che probabilmente l'aumento degli ultimi anni, almeno nel nostro territorio, è dovuto ad altro, a ciò che ha preceduto. Noi ancora non stiamo vivendo gli effetti di quella bomba, perché poi quella grandissima, la Cavitello, non fu aperta, ma la Cavi, la Sari, è stata riempita ed è stato messo 1 milione di metri cubi di spazzatura. Poi abbandonata da se stessa, il sistema di gestione non ne parliamo proprio, però è stato messo lì, in mezzo alle albicocche. Guarda che se aprivano un Cavitello la stavano usando ancora. No, è lì, era 9-10 anni, ma era circa 20 volte più grande della Cava Sari, la Cavitello. Terribile che in quel momento, e questa è la cosa che in quel momento non si poteva perdonare, dottore, che in quel momento la legge rende legittimo quello che fino a quel momento è un comportamento della camorra. Mettere i rifiuti all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio, seppellirli lì, è una cosa che aveva fatto la camorra. Non è possibile che lo faccia lo Stato, non è possibile che lo faccia lo Stato a poche centinaia di metri da centri abitati con la densità di Hong Kong quasi, i nostri. E ripeto, quello che stiamo subendo adesso probabilmente dipende dalla Dalmine, dipende dalla Deriver, dipende dall'inquinamento del mare in cui arriva col Sarno, arriva di tutto a Torre Annunziata lì, col Sarno che sfocia, dipende dalla Ranieri, da tante altre cave già riempite in passato dai clan che operano sul territorio. Noi ancora non abbiamo subito quella variazione, ma ne abbiamo subito un'altra fuorilegge. Per questo il moto di ribellione di una comunità che dice no è qualcosa che meritava attenzione e che meritava anche la crisi di coscienza di chi stava lì ad operare e che ha provato, ma fosse anche soltanto quello di proteggere un arrestato, perché è giusto che la legge si applichi, ma è giusto che si applichi nei giusti modi, perché lì racconto
di una lettera che nessuno mi ha mai contestato, una lettera in cui io chiedo scusa a una ragazzina di 16 anni che si ritrova col naso rotto, una ragazzina che non ha lanciato una pietra, non ha lanciato una moto, ma che è finita nel macellaio delle cariche che non possono essere mirate, non esistono le bombe intelligenti, non esistono le cariche intelligenti o mirate. Lei era lì, non doveva essere lì perché era vietata la manifestazione, ma non doveva essere lì nemmeno la discarica. Allora ecco che lei si ritrova con la salute. Io le chiedo scusa da parte di chi non ha capito in quel momento che cosa avesse davanti. Così come, ripeto, era inammissibile che i miei colleghi andando in servizio dovessero rischiare veramente un occhio, un dente, come successe anche a un altro dirigente, o comunque stare lì a combattere, perché si combatteva proprio contro la signora che il giorno successo anche a un'altra persona che io conosco, che è stata un'altra signora che è stata denunciata, che a un certo punto ha detto sì, ma io vi ho sempre invitato, però a un certo punto non ci ho visto più. Ecco, quando la signora non ci vede più vuol dire che è andato in crash qualcosa, perché non è contro la signora che io posso andare a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica. Evidentemente qualcosa non ha funzionato. Non ha funzionato, per esempio, che in quegli anni il commissario ai rifiuti era Nicola Cosentino. Io non posso pensare che... Bertolaso. Ma non posso pensare... Guido Bertolaso. Con quello che si è saputo dopo. Non posso accettare che io ho dovuto difendere l'autocompattatore dei fratelli Balsamo. E allora di che parliamo? Allora aveva ragione la gente in strada. E allora dovremmo tanto, molto di più in tutto ciò che facciamo, nell'essere istituzioni, nell'essere chiamate a fare la nostra parte, nell'essere soprattutto in quei giorni, per esempio, una parte che tentò subito di eclissarsi proprio la classe politica, che per mesi non si vide lì, non c'era presenza politica, c'era la popolazione e la polizia. Era un problema politico, non era un problema di polizia. Divenne un problema di polizia quando c'erano gli autocompattatori e cominciavano a volare pietre, ma il problema di dove mettere la spazzatura, perché a Napoli in provincia non si possono fare i siti di compostaggio o tanto altro che si poteva fare, non si è fatto, è un problema politico. Non può essere un problema che va a risolvere la polizia, o non è un problema che può essere scaricato su una popolazione decidendo a tavolino che 4, 5 mila, 6 mila persone in più devono morire. Perché poi quando si tratta di sopravvivere non c'è legge che tenga, c'è il diritto alla sopravvivenza. E infatti, come dice, con questo chiudo, come dice Henri De Luca nella sua prefazione, quando poi si parla di sopravvivenza, di diritto alla sopravvivenza, ecco che esce forte anche la figura delle madri, le mamme vulcaniche, le donne, indipendentemente dai movimenti, c'erano tante donne in strada che avevano il coraggio e la dignità di dire no, perché sentivano che in quel momento stavano dicendo no a qualcosa di terribile che stava per abbattersi sul destino dei loro figli. E in questo senso le donne, le vittime, quando poi decidono di essere protagoniste, di essere forti, ecco che veramente riescono a buttare il cuore oltre l'ostacolo, a fare le cose che fa Elena, che fanno tante protagoniste, ecco che fanno l'atto di coraggio che invece l'uomo, che tante volte, che non è abituato forse ad essere vittima e alla sofferenza dell'essere vittima, non riesce a fare, perché l'uomo troppo spesso scende a compromessi che per fortuna la donna a volte non accetta. E dico quest'ultima cosa perché so che qui ci sono tanti amici di Henri De Luca. Io ho ricevuto da Henri De Luca un regalo e una lezione con questa prefazione. Il regalo è che lui abbia scritto delle parole per me, perché ritengo un regalo da parte di un simile scrittore avere avuto delle parole dedicate a me e al mio personaggio. La lezione è quella dell'attenzione, quella di cui parlavamo prima, l'attenzione verso il prossimo, la cura verso il prossimo, perché è una lezione che un autore che non ha niente da poter ricevere da me, non ha nulla da poter chiedere a Francesco Paolo Oreste,
abbia non solo fatto la prefazione al mio libro, ma che si sia anche occupato di farmi da agente, di provare a trovare una collocazione, di chiedere alle case editrici di guardare il libro, la Baldini Castoldi, senza offesa. Quindi promossa una casa editrice di livello nazionale. Nazionale, infatti mi mandano gli amici le fotografie da Milano, ovunque lo trovano sugli scaffali, mandano una foto e sono tutti tanto cari. Quindi nel ringraziare voi dell'attenzione che date a me, io vi lascio il suo di messaggio, che è quello appunto dell'attenzione verso il prossimo, a cui tutti siamo dovuti, a cui tutti abbiamo il dovere di dover assolvere. Quindi nel ringraziarvi e nel salutarvi, passo il microfono a Vincenzo e poi dopo abbiamo Peppe che deve salutarci e dirci una cosa molto carina. Poi si presenta lui. Allora io rubo un minuto giusto, perché c'è da dire secondo me un paio di cose importanti che aiuteranno a capire alcune parti importanti del discorso di Francesco Paloresta a proposito della sua crisi di coscienza. Nei giorni caldi degli scontri antidiscarica, Francesco Paloresta rilasciò due interviste, una al Corriere del Mezzogiorno e una al sito del Fatto Quotidiano, fattoquotidiano.it, la mia persona, nella quale in sostanza legittimava le ragioni della protesta dei manifestanti e, non dico che denunciava qualche eccesso di violenza, diciamo, denunciava gli errori nella gestione della sicurezza nei momenti caldi, mettiamola così. L'episodio del naso rotto della ragazzina di 16 anni ne era un esempio. Adesso io nel lavoro che svolgo ho conosciuto decine, centinaia di poliziotti, carabinieri, finanzieri, e vi posso assicurare che il 99,9% di loro sono delle persone per bene, che lavorano onestamente, con grande senso del dovere e con grande senso di dignità. Però questo scatto di coraggio che ebbe Francesco Paloresta in quei giorni l'ho visto in pochissime persone con la divisa, perché arriva sempre un momento nel quale le divise hanno ragione e bisogna fare spirito di corpo e di solidarietà. Francesco Paloresta per quelle interviste ha avuto un procedimento disciplinare. Queste sono cose che creano problemi, perché possono rallentarvi la carriera, perché possono creare un clima di diffidenza e di sospetto rispetto a qualche collega, diciamo. Però, non è mai partito. Il sindacato chiese di cominciare un procedimento. E allora capo della polizia Manganelli, perfetto, e i due questori di Napoli e di Roma non avviarono mai alcuna... Quella battuta Manganelli nome nomen, Manganelli aveva che è stato un signore immenso, la buon'anima che non c'è e che si dimostrò all'epoca veramente un signore, l'incipit che era Manganelli nome nomen, un errore immenso di cui gli chiesi anche scusa, perché in quel momento ero arrabbiato, dicevo cose che ritengo ancora giuste e che difenderei ancora, però quella fu una battuta infelice. Ma arrivo al dunque, cioè e lui personalmente non volle procedere per quella cosa. Questo che cosa significa? Avrebbe avuto ragione. Significa due cose, anzitutto che la mia amicizia con Francesco Paloresta dipende soprattutto da una cosa: Francesco Paloresta è un uomo libero che pensa e dice le cose che pensa senza paura delle eventuali conseguenze. E la seconda cosa, e qui concludo, è che non esistono cariche intelligenti, non esistono bombe intelligenti. Per fortuna i poliziotti intelligenti esistono, ne abbiamo qui un paio. Ed è un piacere confrontarsi con loro, anche se non sempre si è d'accordo. Perfetto.